Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova parte della mia guida a Pokémon Rubino. Ho fatto una cazzata, diciamo che avevo già iniziato a fare il video e ho battuto già tutti questi allenatori. Solo che non riuscivo a battere il capopalestra, cioè mi ha battuto 3 volte tipo. E quindi mi sono deciso ad allenare i Pokémon, ma proprio tanto, scusa, fino al 26, Electrike fino al 25 perché ero stanco. E quindi ora possiamo batterlo tranquillamente. Cioè, vi spiego. Avendo io salvato qui vicino, non potevo tornare indietro. Cioè, ho resettato la ROM e ho eliminato il video. Quindi non posso farvi vedere che ho battuto questi quattro allenatori. Ma sono abbastanza facili. Cioè, li battete tranquillamente. Il difficile è sto stronzo. Quindi proviamo. Iniziamo. Stavolta dovrei farcela. Fango sberla. Ah, Aaron intanto ha imparato riduttore, ma l'ha imparato al 26. Perfetto. Voltorb. Sì, adesso comunque è tutta un'altra storia. Mamma mia. E Manito. Questo è quello che mi dava davvero. Porca miseria, vedete? È fortissimo. Beh, dai, almeno l'abbiamo paralizzato. Dunque, proviamo con un'altra scintilla. Sì, lo so che non è molto efficace, ma quello che devo dire. Onda Shock è una mossa che mi piace tantissimo da usare io, non vederlo usare agli altri perché è davvero forte. Niente, continuiamo con gli assorbimenti. Dai, dai. Oh, ragazzi, che soddisfazione, finalmente. Alla quarta volta che provo a battere questa palestra, finalmente ce l'ho fatta. Oh, era tosta, davvero, molto tosta perché l'unica cosa che poteva fare era Fango Sberla, ma fa cagare come mossa. Oh, e finalmente c'è Onda Shock, che io insegno al caro di azione, perché cioè tua onda me la voglio portare alla fine. Metti che devo paralizzare dei Pokémon leggendari o cose del genere, è molto utile. Quindi mettiamo davanti Electrike ora faccio io questo. Oh sì, va bene. Attacco rapido, ok. Facciamo sempre attacco rapido perché. Perfetto. Poi battiamo questo marinaio. Perfetto. Se andasse sempre così sarebbe davvero una bella cosa. Qui ci mettiamo Aaron. O se no, contro quella palestra lì andava bene con Basket, vedete? Perché impara, mi sembra, doppio calcio. Infatti con Basket diciamo, è molto utile nelle palestre. Vabbè, comunque salviamo. E abbiamo conquistato anche la terza medaglia, riassumendo. E ora, prima di andare qui, andiamo per di su a battere la famiglia Vinci. Anzi, no, prima questo qua. Ah no, battiamo la famiglia Vinci. Cioè, praticamente questa casa, appunto, non puoi curare i Pokémon. Cioè, devi batterli tutti e quattro, uno dietro l'altro, senza poter né cambiare il Pokémon iniziale né andarli a curare, perché proprio non c'è il tempo materiale, perché ti inchiodano lì e non riesci a schiodarti. Comunque, abbiamo i Pokémon abbastanza forti. Ce la dovremmo fare comunque. No, ho sbagliato. Attacco rapido. Dai. No, vabbè. Mettiamoci Aaron. Facciamo riduttore. E Aaron sarà al 27. Cioè, adesso la mamma. No, mettiamoci Grovyle.
E adesso c'è la nonna, che è la più tremenda, dicono, ma sinceramente non la vedo così tosta. Perfetto, abbiamo anche battuto la famiglia Vinci, ora entriamo ma non ci dicono niente, quindi possiamo proseguire. Però prima di andare in là facciamo un salto qui al centro Pokémon. Perfetto. Anzi no, ma questi li possiamo già battere. Mi sembra di sì, sapete? Quindi prendiamo lo strumento di Zigzagoon, e mettiamo Rovile al posto di Arum. Perfetto, le gemelline, Onda Shock su di lui e assorbimento su di lui. In teoria bisognerebbe piantare, che cazzo ce l'ho, scusate, adesso. Onda Shock. Benissimo. Qui va proprio tranquillo. Scusate, velocizzato. Comunque Electrike finalmente si evolve in questo bellissimo Manectric. Quanto è bello. È stupendo. Vediamo le statistiche. Guardate che bello. Attira le mosse elettro, perfetto. 52 di attacco, 38 di difesa. È abbastanza veloce, ha tanto attacco speciale. Wow. Bene, bene. Aaron è più lento, mamma mia, 29 di velocità, tremendo. Vabbè, comunque allora adesso mettiamo davanti Grovyle. E quindi chi ci manca adesso? Swallow. Battiamo pure questo qui. Perfetto. E anche Swallow è 27. Adesso dobbiamo rimettere Manectric. Davvero molto forte Manectric. Guardate qui. Ed eccoci a Mentania, dove abitano i genitori di Lino. Solo che non mi ricordo dove. Qui, sì, esatto. Però lo stesso non ci danno lo stesso niente. Infatti non capisco a che cosa serve. Forse la mamma, possibile. No, infatti non capisco a cosa possa servire questa cosa. Cioè proprio ci mandano qua. Però non ci danno poi niente. Non riesco a capire. Comunque, la parte termina qui. Nella prossima parte, vabbè, vi ho fatto vedere, entreremo in questo tunnel qua, poi torneremo dall'altra parte per andare avanti. Quindi un saluto da 1000falchi94 e ciao a tutti, alla prossima.